Ciao! Nuovo video sui preferiti del mese di gennaio. Ormai anche gennaio volge al termine, quindi vi voglio fare vedere i preferiti appunto del mese. Allora, iniziamo subito dagli accessori. Accessori che ho usato di più nel mese sono questi. Questo braccialetto con le perle, tutte attaccate così tipo a fare una ball, con questo cuoricino alla fine. Poi, sempre per quanto riguarda gli accessori, ho utilizzato questi Simi Dior color Borgogna, perché appunto quel mese di gennaio è stato incentrato sul color Borgogna, quindi questi. Appunto, per quanto riguarda sempre gli accessori e sempre il colore Borgogna, ho utilizzato questi orecchini col peluche, gli strass, veramente bellissimi e leggerissimi. Poi questi qua più elegantini, appunto questi qua con questa pietra. E poi per quanto riguarda braccialetti, ho utilizzato tantissimo questo qui con tutti questi charms che appunto ricordano Parigi, perché appunto abbiamo delle perle, un cuoricino, una sorta di strassino, un altro strass enorme, la Torre Eiffel, ed è veramente carinissimo. Poi questo orologio, questo qui con le borche di Ops, che è uscito circa 2 inverni fa e io lo strautilizzo nel periodo invernale, quindi adesso l'ho strautilizzato. Poi ho utilizzato questo profumo della Dopt, appunto questo profumo francese, il Fleur de Coton, appunto fiori di cotone. Questi profumi sono veramente deliziosi, durano tutto il giorno assolutamente e devo dire che costano poco, circa sulle 7 euro, sulle 10 euro, non mi ricordo, forse sulle 7 euro e sono veramente degli ottimi profumi e sono 30 ml, quindi è un prezzo irrisorio e quindi possiamo provare numerose fragranze. Poi, per quanto riguarda l'abbigliamento, ho utilizzato tantissimo i miei pantaloni di velluto di Stradivarius. Vi faccio vedere questo colore, ma in realtà li ho utilizzati con il nero e con il blu. Appunto, sono questi qua, con la scritta questi qua. Appunto, questo color Borgogna, spettacolare. Questi qua li ho utilizzati veramente tanto, tanto, tanto. Poi questa sciarpa pellicciosa, appunto stanno utilizzando tantissimo le pellicce e io oltre ad averla come capospalla l'ho voluta comprare anche come sciarpa, è questo nero. Poi come scarpe da quando le ho comprate da H&M con gli sconti, le sto utilizzando veramente tantissimo e sono queste qua, comodissime con la cerniera. Un tacchetto 5 cm molto comode in simil camoscio. Le ho utilizzate tanto tanto. Poi per quanto riguarda la borsa che ho utilizzato è questa qui di tessuto in piede pull, questa trama mezza piede pull e mezzo nero con tutte queste farfalle. Dalla parte nera troviamo le borchette semplici dorate, mentre dalla parte del piede pull troviamo appunto le borchette e le perle. E questa borsa, oltre ad essere veramente leggera e molto confortevole, secondo me è molto elegante, l'ho utilizzata anche nei fine settimana. Poi continuiamo per quanto riguarda candele. Ho finito questa qui del Natale, ho solamente la scrittina di fuori appunto per farvi vedere quale fosse. L'ho finita tutta ed è la Christmas Memories. Ancora qui dietro sente l'odore, è di cannella e di zenzero, veramente un'ottima profumazione, l'ho adorata nel periodo appunto del Natale e l'ho finita proprio a metà circa di gennaio.
Nel frattempo ho utilizzato anche questa qui, questa giaretta, non è una Yankee Candle, però è una, si chiama Candle ed è sandalo e ginger. Questa qui veramente deliziosissima, soprattutto negli ambienti appunto dove si dorme, perché appunto è molto, molto delicata e molto rilassante. Io questa qui la accendo sempre nella mia postazione makeup. E poi ne sto utilizzando già un pezzo, ma ne ho voluta comprare un'altra perché la stramo, questa Yankee Candle, ed è la Snowy Love. È un odore veramente delizioso di bucato, buono buono buono, e questa qui la accendo sempre in camera da letto e anche appunto nel salone, in questi posti così. Poi per quanto riguarda il make-up, vi faccio vedere tre smalti che ho utilizzato tantissimo in questo mese, e sono uno di Essence, il Mary Berry, lo 03 Pink Perfect, appunto questo qui della collezione del Natale, bellissimo colore. Poi un Twin Stars di Kiko, sempre dell'edizione del Natale insieme al rossettino, ma lo potete trovare ancora in saldo appunto negli store Kiko. E questo qui non mi ricordo quale fosse, ma forse, se non erro, il 4, l'ultimo, comunque questo bellissimo color borgogna, durata eccezionale, effetto vetro sulle unghie, strabiliante. Peccato che gli altri colori non mi piacciono tantissimo, ma se Kiko lo mette veramente in gamma permanente, credo di prenderne altri colori, perché è veramente eccezionale. E poi della linea Power Pro ho usato questo qui, questa sorta di rosso mattone, che è appunto il numero 45, bellissimo. Poi per quanto riguarda i pennelli, vi faccio vedere due pennelli che ho utilizzato di più appunto in questo periodo, e sono uno viso e uno occhi. Quello viso è questo qui di Lia Belle, e l'ho utilizzato per la stesura del blush, appunto è molto cicciottino ed è l'ideale. Invece per gli occhi, appunto per la sfumatura, ho questo qui di della Gardenia, ed è il numero 10 per l'ombretto. Poi mascara del mese, ormai lo conoscete tutti, è il famosissimo Belt and Sex, appunto della Too Faced, lo conoscete tutti, questo qui è nella mini taglia, ma io lo straamo, e infatti ne ho uno anche in full size. Poi illuminanti abbiamo nuovamente il Mary Berry, sempre della collezione natalizia di Essence, questo qui con le stelline, come potete vedere è benché utilizzato, io lo stradoro, dà una luminosità bellissima. Poi per quanto riguarda le palette, ne ho utilizzate due, una di Essence, la About Rose, appunto questa qui, infatti come potete vedere è scavatissima, soprattutto questo qui l'ho utilizzato veramente tanto. E poi una palettina di Kiko, questa qui dell'edizione, non mi ricordo quale, non mi ricordo, però credo che voi lo sappiate benissimo di che cosa sto parlando, ed è la 02 Fiery Rose. È veramente carinissima, troviamo uno specchio, una spugnettina, e questo qui è appunto le polveri, le ho utilizzate tantissime, lo potete anche vedere dalla confezione, veramente delle polveri eccezionali. Questa qui la trovate in saldo negli store Kiko, io l'ho presa a circa 6 euro, e devo dire che la qualità degli ombretti è eccezionale, perché durano tutto il giorno, e anche sono molto pigmentati e non farinosi. Poi per quanto riguarda il correttore, ne ho utilizzato questo mese veramente uno solo, e lo straadoro, ed è questo qui sempre di Kiko, il Dark Circle concealer, sì, 01 Porcelain. Questo qui lo potete trovare in saldo, è questo qui con la pompetta che ricorda molto il Pro Longwear Concealer di MAC, che io posseggo ed è un ottimo correttore, e devo dire che questo qui di Kiko è buono pure, peccato per la quantità, perché solamente 5 ml.
Poi per quanto riguarda i blush ne ho utilizzati sempre 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 due di tipo, il 112 e il 111. Il 111 è questo color terra bruciata glitterato, bellissimo. Utilizzando sempre questi trucchi con il borgogna, i blush giustamente devono essere un color caldo. E poi il 112, che è il mio preferito, che è un color malva. Un altro blush che ho utilizzato e che mi piace tantissimo è questo qui della Physicians Formula, ed è questo qui, Blush Rouge Fard App Booster. Vi faccio vedere, rosa rosato Happy Booster. Guardate che bellissimo, il packaging è veramente delizioso. Si apre così, ha tutti i cuoricini all'interno. L'ho utilizzato soprattutto questo rosa appunto per non rovinare i cuori, bellissimo. Si apre così e c'è uno specchietto e il pennellino è molto morbido, però che io non amo utilizzare appunto per la stesura del blush. E poi passiamo alla fine alle labbra. Ho utilizzato un balm stain appunto di Wet n Wild ed è il E125 ed è questo color rosa mattone, bello. Molto bello, dura tantissimo, è semilucido, con il passare delle ore diventa matte, si fissa sulle labbra e non si toglie più. E, secondo me è una sorta di rimpolpa labbra, perché appunto dà un leggero pizzicore e un effetto mentolato estremo. Non so se è solamente una mia impressione, fatemi sapere se voi li possedete appunto questi balm stain di Wet n Wild e se vi fanno anche a voi questo problema, va, diciamo. Poi un altro rossetto è uno della Divage Luminous Satin Playgirl, ok, questo qui è il 3419, non ha un nome ed è un color borgogna, bellissimo. Poi uno di Kiko, il 13 e il 12, quindi il 12 e il 13, questi qua della linea, è un limited stilo. Abbiamo questo color nude, spettacolare, mi sto imbappinando, gli unlimited stilo sono veramente eccezionali come rossetti, perché si fissano, durano e hanno un effetto velluto sulle labbra. Appunto questo qui è un color borgogna, vellutoso, spettacolare. E poi sempre di Kiko una matte mousse, quindi un rossetto fluido vellutante, una sorta di tinta per labbra, ed è la 02 Embellished Peony ed è appunto questo color peonia, questo color rosa, bellissimo. E questa tinta è veramente eccezionale, al contrario della tinta di MAC che è veramente uno schifo. Questa qui è ottima, ottima, ottima. E niente, credo di avervi fatto vedere tutti i miei preferiti in assoluto del mese di gennaio. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!